Siamo con il professor Fabio Mariano. Professore, com'è cambiata l'architettura teatrale dell'Ottocento? Ma l'architettura teatrale dell'Ottocento è la conseguenza naturale dell'evoluzione di quella di fine Settecento, in particolare per quanto riguarda tutto lo studio legato al cambiamento della forma della pianta del teatro, che si evolve dalla forma a campana alla forma ellittica. C'è tutto un dibattito su come realizzare una forma che compenetri la visibilità con l'acustica. La forma ellittica in realtà poi nell'Ottocento diventerà quella cosiddetta a ferro di cavallo, proprio che riproduce l'orma del cavallo, che in realtà corrisponde alla migliore visibilità all'interno della sala, quindi è un'evoluzione di quella ellittica, ma diventerà poi quella applicata per tutto l'Ottocento. Il caso specifico dell'Italia determinerà anche una, diciamo, impostazione della forma teatrale legata alla nostra caratteristica, che è quella del melodramma, cioè il teatro in musica, che aveva bisogno di una acustica particolare per le voci, che non era quella musicale soltanto, ma era la messa in evidenza del grande cantante che stava sul palcoscenico e doveva in quel punto avere la massima estensione vocale. Quindi c'è tutto un rapporto fra tecnica e forma architettonica che si stabilizza nell'Ottocento e diventa poi la caratteristica del teatro, diciamo, moderno, finché durerà, perché poi finiscono tutti in cinematografo. Ha fatto delle ricerche specifiche sull'argomento. Sì, ho scritto un libro sul teatro nelle Marche, proprio perché lavorando in quel territorio mi sono reso conto che, diciamo, la scaturigine, almeno nello Stato Pontificio, di molte delle opere architettoniche importanti in tutti i settori, non solo nel teatro, viene da questo, diciamo, rapporto con Roma dei giovani architetti che venivano a fare gli architetti camerali nelle Marche. Quindi molte primazie dal punto di vista architettonico stanno proprio in questa regione.